Signor Conti, in questo momento sono nel torneo di ferro e refe che lo hanno organizzato, non sapendolo, senza di me. Come? Come senza di te? Ma sì, sì, non ho ancora capito per quale ragione, ma so solo che li voglio distruggere completamente. E sai chi me l'ha detto? Lori, letteralmente era Lori. Lori è salito, raga, mi ha detto: ascolta, ma perché stanno registrando senza di te? Comunque, signori, io adesso direi di impegnarci un attimo e direi di partire con questo super torneo. Signor Refe, carico e pronto per questo torneo? Carico e carica, come si dice, no? Allora, ti dico, non siamo in tantissimi, ma dobbiamo vincerlo per forza, eh. Brother, tu dove sei landato esattamente? Allora, sono a cupo cancello. Comunque ci sono 5 persone. Saranno davvero fortissime, come si diceva? Non lo so, però posso dirti la verità. Il fatto che tu sia a cupo cancello mi piace. Perché tu dove sei? Perché sono fuori da cupo cancello. Allora, sei a cupo cancello? No, sono io lì. Io ti avrei voluto fightare, però va bene, dai, ci fighteremo alla fine. Io tanto c'ho una chitarra, posso pushare. Dove sei? Non te lo dico, onestamente. Sei quello di cui ho più paura, onestamente, per adesso. Ok, vabbè. Anche perché, vabbè, sarebbe stato figo, sai cosa? Se ci fosse stato poco, sarebbe stato super figo. Ah, sai, se non laggasse quello, cioè sì, continua a laggare. È ragazzi, impossibile fare giocare un video con Po attualmente, No, è incredibile sta cosa, io non capisco. Poi non è anche un po' scarsetto, quindi è per questo anche che l'abbiamo invitato. Vabbè, vabbè, quello magari non diciamolo, che capito, no? Ci dispiace comunque per la gente che guarda. Poi gli vogliamo bene, sì, un po' scherzetto, però gli vogliamo bene. Allora, c'è un gran problema. Lo sai che qua in villa c'è chi ha la connessione migliore. Io non ho la connessione tanto buona. Cioè, guardami, letteralmente. No, non riesci neanche a prendere le armi. Non riesco, ragazzi, non riesco a fare proprio un cacchio. E mamma mia, sarà veramente difficile, devo essere sincero, andare a uccidere sia ferro sia refe. Però, signori, ci proviamo. Voi mi raccomando, iscrivetevi al canale. Codice Paolo e le cose oggetti. Adesso mi sa che mi vado a lottare un po' tana tracotante. Comunque, vabbè, nulla, signor Refe, come sei messo? Guarda, ho appena accettato una sfida che non volevo accettare, perché se io mi fermo prendo danno. Davvero? Sì, sì, anche 5 di danno prendo. Non lo so, brother, però non posso più smettere di muovermi, ok? Per quanto? Non ne ho idea, è la prima volta che la prendo, non la conoscevo neanche sta cosa, ok? Ma che sfida, che cos'è sta cosa? Ma assurdo. Vabbè, io allora non prenderò sfide, anche perché ne avevo una vicino ma non voglio prenderle. Beh, magari te ne va una fortuna, non so neanche che ricompensa danno onestamente alla fine, Magari ti danno dei V-Bucks, quindi ci sta come cosa. Comunque ho un primo nemico qua a fianco, io ferro, Chi sarebbe? Dove? Non lo so chi è, sinceramente. Oh, forse è finita la sfida? No, non è finita la sfida, cazzata. Non è per niente finita la sfida. Posso darti un consiglio? Allora, forse non ti conviene troppo pushartelo, perché... No, allora, io mi sa che me lo devo pushare in realtà, sai? Perché forse uccidendo si stoppa la sfida, capito? Ho preso danno ancora, ma perché ho preso danno? Non ero fermo. Beh, sta roba è bella buggata, ma pure tu che fai sfide così a caso, incredibile, vabbè. Oh, se muori mi dai un bel favore, così almeno vado verso la vittoria. Ti do un bel favore, ma quel cane che ti faccio un favore, cucciolo mio. Ok, ho la macchina, ora è ufficiale, non posso più morire, dai. A meno che tipo ti dà come se fossi fermo in macchina. No, non me lo dà. E vabbè, se no, brother, dai, che cos'era? Cioè, se no, smettavamo addirittura di giocare, facevo prima, probabilmente. Ok, nemico pure davanti a me, bro. Tu te lo pushi? Non so se puoi darlo pure no, Non lo so, magari. Beh, sai, io fossi in te lo farei, perché sai, sei un po' scarsetto tu ogni tanto. Meglio se te lo pushi finché puoi. Sta qua da me, ma uno di vita. L'ho già distrutto, vabbè, scappo, dai, lasciamolo un attimo in vita. Ah no, però va uno di vita. Poverino, perché non lasci? Mi dispiace, necessariamente. Ma sì. No. Perché pure gli ho fatto 48 e anche white. Guarda che è anche una forma di disrispetto da parte tua, Sì, me ne rendo conto, cioè, ma fiero di disrispettarlo, Ok, cioè se sto fermo con la macchina poi prendo danno, ho capito. Vabbè, grazie al cavolo. Comunque non so come funziona quella sfida, ma è molto molto brutta, Non l'avrei mai fatta se fossi stato in te. Ma non lo sapevo, ferro, oggettivamente, ok? Ok, quanto me la rischio pure io, dai. Me la rischio 10 a fare quella sfida, mi dici, vai, la vado a fare. Vai. Dove stava? Stava a Tana del Ribelle, bro. Ok, ci sono vicino, pensa un po' te. Ah no, non è vero, sono letteralmente dall'altra parte. In ogni caso, allora, me la rischio 10, dai. Vai. 3, 2, 1, 7. Godo. Va bene. Godo tantissimo. Allora non sei un vero uomo, ci sta, ti capisco. Non sono un vero uomo, ok, me la rischio 5. Vai. 3, 2, 1, 2. 4. Ho capito. Godo, non sono un vero uomo. Non sei un vero uomo, rischiatela uno. Sì, rischiamela uno, così devo andare a far per forza. A sto punto la faccio e basta. Ok, buono, comunque non so se hai notato che siamo in 5. Proprio per questo, infatti, hanno voluto organizzare questo torneo qua. Proprio mini perché torneo, sì, ciao. Diciamo è un mini torneo, però ecco, solo tra i più, diciamo, tra i moderatori di The Boys e anche tra di noi, però capito? Però vorrei capire perché veramente. Orco, è entrata un'ape. È entrata un'ape, chi se ne frega, le api non fanno nulla. Le api non fanno nulla, Conti. Io ho paura.
ancora. Vabbè, sto dicendo. Ok, stavi dicendo. Ma non ho capito perché non ti hanno fatto entrare. Non sai che non l'ho ancora capito. Boh, avranno loro le loro motivazioni, ragazzi. Io sinceramente non sono qua a dire perché non mi hanno invitato. Non me ne frega un cacchio. Comunque, ad ogni modo, signori, siamo a Tana Tracotante. Io il mio loot abbastanza particolare, diciamo che ce l'ho. Potrei andare sicuramente molto meglio. Comunque, Conti, io direi che me la posso anche pushare. Cos'è che mi posso prendere? Dov'è che posso andare in mappa? Io non so loro dove stanno, perché la mappa è grandissima e state solo in 5. Quindi non lo so. Tu intanto luta. Okay, me la luto, e va bene. La serve più piccola. Oh, mi piace. Una bella nuke cola. Signori, prendo la Lamborghini allora e si vola. E si vola, no, signor Conti. Si va solo con la macchina, non è l'elicottero. Però, vabbè, cioè, quello vabbè, è, era capito. Per dire. Vabbè, era per dire, sì. Ok, signorini, si vola con la sua. Dai, buonanotte. Ma perché? Io dico, ma perché devono mettere i cancelli qua? Che perché, ne so, chi è che lo deve mettere? Ma non ti lamentare. Allora, adesso in realtà, se hai la macchina, sì, si trovare le persone più facilmente, perché ti muovi molto più velocemente. Chiaro, quindi, chiaro. Non cambiare tipo città, vai da un'altra parte. Allora, me ne vado, signori. Sapete dove? Intanto, vado a rotaie, mi sa che c'è un nano. Pensavo ci fosse un medaglione. Stavo tipo super sperando ci fosse un medaglione, invece non c'è nulla. Comunque, Conti, io adesso ti do un compito da fare, che sarebbe proprio quello di andare su da Refe e da Fero. Decidi uno dei due, ecco, e chiedergli che cosa stanno facendo. Okay. Se ti rispondono, ma stiamo giocando io e Refe forte tranquillamente, e non ti dicono il torneo, proprio non ti dicono che stanno facendo un torneo senza di me, vieni giù e me lo dici, okay? Ok, quindi vediamo loro cosa mi dicono. Esatto, l'importante è che io voglio proprio vedere se hanno il coraggio di dirti che appunto stanno facendo un torneo senza di me. Se vediamo. Se dicono che stanno giocando un torneo, gli dico tipo che Esatto, bravo, digli così, vai, bravo, okay, bravo, bravo. Ferro, sì? Una domanda, ma cos'è che stai facendo? Stiamo facendo un torneo e... Torneo? Con chi? Con io e Refa. Ma perché solo tu e Refa? Bro, poi lagga tantissimo. Ah, dici che lagga? Sì, stavamo scendendo. Ma non gliel'avete manco detto? No, vabbè, però, cosa io diciamo, si arrabbia dopo io diciamo sicuramente, però... Vabbè, allora, niente, dai. Beh, ma comprendi la roba, cioè... Nel senso sì, no, ci sta, vabbè, niente, io vado giù a preparare il pranzo. Comunque, signori, ce n'ho uno dietro e la cosa non mi piace assolutamente. Ce n'ho uno dietro, signori, la cosa non mi piace assolutamente. Me ne corro via, sono letteralmente tutti qua. Cosa ci fanno tutti qua, raga? Corri. I don't care, raga, via. Oh mio Dio. Comunque, nel frattempo che Conti, ragazzi, sta facendo le sue cose, io voglio evitare di morire. Ok, ne è morto uno, signore, attenzione. È morto, se non sbaglio, un moderatore. Quindi ci siamo. Siamo ancora io, Refe e Ferro vivi, più appunto un altro moderatore, ragazzi, che è dentro appunto al team di The Boys. Ok, allora scendo un attimo, signori, perché me la devo lootare. Non so se avete visto, ma non ho lootato letteralmente nulla sta partita. Non fatevi domande perché faccio fatica proprio con il ping in sé. Comunque, no. Ho capito qual è il problema. No, qual è il problema? Le treccine. Cosa? No, scherzo. Sono le treccine, per quello il problema? Hanno detto che laghi troppo e non ha senso giocare con te, cioè... Bro, ma che stronzo, ma che schifo. No, laghi, che devono fare pure. Ma ho capito, ma che c'entra? Cioè, loro non devono giocare con me perché laggo. E che devo dire così, mi ha detto Ferro, cioè, non lo so. Boh, a me sembra veramente strano, te lo dico. O c'è un qualcosa in più, o solo perché laggo. Bro, guarda, letteralmente, c'ho 30 di ping. C'ho una X rossa, perché comunque è una X rossa. In realtà ti però... blocchi ogni secondo, quindi boh. Vabbè, raga, purtroppo diciamo che qua in villa la mia connessione non è la migliore. Comunque ti dico solo che prima stavo andando contro uno, ma sono dovuto scappare perché praticamente questi qua stavano facendo teaming contro di me. Ho capito. Oddio, un'altra sfida, ti prego cambiamela. Prego cambiami sfida. Oh mio Dio, perché tu ci avevi ancora in tutto questo? Certo. Ma non ci credo. Oddio. No, non posso sfidare, non posso rinunciare. Non ho soldi per rinunciarla. No, come way. Non hai soldi? Eh no, costa oro per rinunciare alla sfida, zio Pera. Che idea se di merda. Se vuoi ti do, vengo a sentire un po' di oro, Signori, attenzione, eccoli qua, sono sempre loro. Sì, ma devo cercare di evitare di far cagate. Seguimi ma non li uccidere. Ok, va bene. Seguimi un attimo dove vanno, cosa fanno. Quindi seguo, capisco quello che fanno, va bene. L'importante, ragazzi, è sempre naturalmente non morire, perché se muoio... Eccoli qua, guarda. Vediamo se sono qua dentro. Vai. No, non è qua dentro, mi sa che se n'è andato, No, è uscito, l'ho visto. Sì, là davanti. Ha capito, orco. Ha capito, sì. Che sto andando via, Intanto io me lo osservo, ragazzi. Non mi ha visto. Ok, non so perché stava volando. Non so per quale esatta ragione. Via. No. Via da me. Giuro, ragazzi, se mi uccidono, io impazzisco. Devo vincere. Non me ne frega, Conti. Forza. Può succedere ogni cosa. Posso lagare. Posso fare quel che può succedere. Io devo vincere questo dannato torneo. Comunque, per adesso, signori, 4 persone rimanenti. La safe si sta sempre piano.
Ho visto, sbaglio, ho visto una chitarra, quella in cielo che vola. Potrebbe essere Ferro. Ferro utilizza sempre la chitarra. Oh mio Dio, ok, molto rischioso. Comunque siamo in 4, la safe si sta sempre piano piano restringendo. Direi che mi posso ritenere abbastanza soddisfatto per quelle che sono le mie capacità in questo momento. Sai cosa vuol dire le mie capacità, sì, in questo momento? Così, sì, no, intendo? No, ho capito. Per il wifi, sì, proprio per il wifi. Sì, sì, no, no, l'avevo capito, l'avevo capito. Ah, ecco Conti, una domanda che ti volevo fare. Ma perché tu non sei dentro questo torneo? Perché non ho il PC. Ah, perché non hai il PC, molto semplicemente, è vero. Esattamente. Ci potevo pensare prima, in effetti. Ma scusa, mi fai capire perché non te lo sei portato per fare questi super video, super tornei, così? Perché dove mi mettevo, secondo te? Ti mettevi nella cantina. Quattro, nella no, cantina della villa, ah, dei The Boys. Ah, ci sta, la cantina mi sembra giusta. Scherzi, guarda, guarda che spacca, nella cantina. Nella cantina non c'è il ping che ho io, che ti si bugga ogni 2x3. No, no, la provo manco arriva. La provo manco arriva. Cioè, manco anche se tu metti il PC là dentro. Esatto. Oh, bravo, perché manco ci sono le prese. Sai che figata, ragazzi. Mi immagino un Conti che sclera con lo schermo nero. La cosa super divertente è che io ripeto sempre: non posso smettere di muovermi neanche per un istante. Godo. Cazzo godi. Qui non è che ti fermi e facciamo un balletto. Eh no, sennò prendo danno. Bro, ma non ci sei, stai spaccando tutto un corno, sto spaccando tutto io, non Bro, ma ti svegli? Finalmente l'ho sentito. Ma non mi vedi, sono davanti a te, bro. Ma mi avete messo le cuffie al contrario. Ok, oh, ora sento. Mi stai sparando? Ti ricordo che le granate fanno molto più male, eh? Titano anche la persona. Non posso muovermi, no, devo muovermi. Ti conviene muoverti perché ti avrei distrutto. Sì, dai, ora vieni a prendere con quella macchinina lì al cazzo, va. Vieni. Sto arrivando. No, mi hai spaccato tutto. Vabbè. Vieni. Se lo dico. Vieni. Vai, vai, scappa. Scappa. Porca trota. Ah, sì, ho messo qui gli antiproiettili, scusami. Ah, hai messo come antiproiettili. Ok, va bene, tranquillo, ti pusho. Ok, sto aspetto. Ricordati che c'ho la chitarra ed è tipo il move più incredibile di sempre, la chitarra. Sì, è proprio l'unico ad averla, effettivamente, bravo. Ti ho addirittura anticipato, cioè guardate che forza. Mhm. Ah, bene, le ruote antiproiettili che si stanno spaccando. No, io le vedo proprio ancora belle intere. Fino a... fidati, non per molto. Aspetto, aspetto. A quanto pare ci vuole tanto. Ti sono... no. Dove stai? Brutto infame. Sto in alto, bro. E io sto dietro di te. Lì c'è? Viece? Arrivo. Ti prego, veloce chitarra, veloce chitarra. Vieni. Arrivo. Brutto infame. Comunque incredibile, non c'è nessun altro oltre noi due a sto punto nel torneo, eh. Ah, ho capito, non posso smettere di muovermi. Non posso smettere di muovermi. Beh, ma anche se non ti... cioè, se anche ti dovessi... no, bro, non posso, vedi, non posso, non posso. Vabbè, me ne vado, faccio il bravo, dai. No, capito, è a cagare. Ti per stavo per ammazzare, eh. Ma come ti stiamo per mezz'ora? Quanto vi dai? Troppa per te. Sfigatello. Ok, ti vengo a pushare. Tu veramente stai... sfigatello, vieni. Vieni, sfigatello. Perdonami se ti ho fatto... se ti ho distrutto io ho ancora 150 di vita. Ti sto aspettando. Ma abbiamo due concezioni diverse. Allora secondo me è dello spaccare, visto che io ho 200 di vita, idiota. Ma come? Non avevi mai nella vita 200? Ho fatto 100. Ho 200? Eh beh, bro, sai, la gente si può curare, eh. Eh no, infatti, appunto, però non è che mi avevi spaccato. Io non mi sono neanche curato 150. Ok, Conti, ho un altro compito per te. Tu adesso vai da Refi, dato che ho la sua macchina che ormai voglio prendere di mira lui, e vai a registrare, okay, con il mio telefono, e vai a dirmi dov'è, ok? Quindi una specie di barare nel, okay, torneo voglio fare. Però non devo farmi vedere. Eh no, ovviamente ti devi far vedere, cioè, esatto. Bravo, ti devi far spiare. Cioè, no, scusami, non è che ti devi far spiare, devi spiarlo senza farti vedere. Ok. Ciao, ciao. Ok, nel frattempo, ragazzi, io sono qua a tryhardare. Lo sento, sento qualcuno. Sono abbastanza sicuro di sentire qualcuno, signori. Con calma, confermi. Oh, ma c'è qualcuno qua che ha preso la macchina. No, c'è un gran problema, raga, c'è un gran problema. No. Ecco, se io muoio in questo momento da Ferro, perché questo è Ferro. Basta dire che non lo volevo invitare io, non lo volevo invitare tu, bro, svegliati. Ma Dio santo. No, bro, ma potrebbe essere poi davvero strangando. Ma ha la skin di Powa, un fenicottero. Oddio, non è che è Powa? Se è Powa, sei stato tu, è l'artefice di tutto. Che poi effettivamente è proprio così, cioè sei stato tu a dirgli che non poteva venire perché per te è troppo scarso, tutte queste cose. Ma quando mai? Ma non l'hai voluto invitare a te perché hai detto che laggava. Basta dire che non lo volevo invitare io, non lo volevo invitare tu, bro, svegliati. Oh,
Okay, ma Dio santo. Comunque l'ho one shotato, ma ancora finalmente si sta muovendo. Oh, dai. Cosa sta facendo? Sto arrivando a prenderti, Ferro. Sto arrivando a prenderti. Oh, non so come faccio a essere vivo. Oh mio Dio. No, 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 no. Ragazzi, è infattibile. Ragazzi, è infattibile. Fottutamente infattibile, raga. Oh mio Dio, non ci voglio credere. Cos'è che vuole fare, Ferro? Cos'è che vuole fare? No, 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 no. Cos'è che vuole fare? Io giuro che non muoio, non me ne frega un cacchio. Non muoio e non morirò, raga. No, 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 ecco, me ne devo andare via. Me ne devo andare via, ragazzi, se ne va lui. Se ne va lui, ok, se ne sta andando lui. Sì, no, veramente, però è una pippa, poverello. Se è paura, davvero mi dispiace troppo. Ah, io sono una pippa. Che non riesco a capire in chi sta in un bunker. È qua, forse, non hai visto la minimappa, scusami. Bro, ero lontanissimo, se mi vedeva si andavo dietro. Oh mio Dio, ok, va bene. Allora sai cosa ti dico, me ne vado, me ne scappo subito in safe. Brother, te lo posso assicurare, non so cosa ho visto, perché nel momento in cui ho pushato Ferro ero crashato, ma tanto signore, ci siamo, granatando ad urto. Ci blocchiamo con il cespuglio, signori. E direi di giocarcela molto con calma, perché se per sbaglio qualcun altro mi pusha, vorrei dire, la mia connessione non me lo permette. Quindi raga, se qualcuno mi dovesse pushare, raga, mi aprirebbe in 12 parti diverse. Oh, lo vedo, lo vedo. Guardalo là, lo vedi Atana Tracotante, che ha appena finito di costruire là. Eccolo, guardalo. Conti, conti, guardalo. Però vedo, io non gli sparo. Per svenire, tra l'altro. Io non, perché come stai per svenire? Cosa vuol dire stai per svenire? Guarda, se per sbaglio lo prendo. Sì, vabbè, raga, è impossibile, dai. Sì, ma io dico, ma ste chitarre qua sono comunque incredibili, eh. Ok, stanno fightando, mi sa che sono Refe e Ferro. Oppure Refe e Ferro ha deciso di fare teaming. Cosa potrebbe essere secondo te? Non lo so. Considerando che loro hanno organizzato un torneo tra di loro, potrebbe essere che sono organizzati a fare per qualcosa fare anche teaming. Boh, non lo so, ragazzi, non mi fido tanto, sono sincero. Ok, signori, la si tenta, la si tenta, la si tenta. Cosa sto tentando esattamente? Guarda, però è impossibile prenderli letteralmente. Dove stai? Ah, stai dentro in casa? Sì. In casa. No. Oh! Ah, è crashato tutto. No. Sono crashato? No, way, non dire che sono crashato mentre stavo per killare Refe. Ti prego, gioco, non farmi crashare. Ok, oh mio Dio. E intanto, signori, è morto, mi sa che è morto Refe, davvero? Ferro, guardalo, mi sa che ha ucciso Refe. Guardalo, guardalo, intanto là ne vedo un altro. Però, Bro, 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 non me ne frega un cacchio, io devo vincere questa partita. Avrò tutte le difficoltà del mondo, raga, ma io me la voglio vincere. Ed eccolo lì, è Ferro, raga, su, ha costruito l'impero bizantino in un secondo, letteralmente. È sempre lui che c'ha uno di ping la... No, esatto, lui c'ha uno di ping, può fare esattamente quello che vuole, raga. Come ti ho killato? Non mi hai killato? Sì, mentre stavo crashando. No, bro, sono morto perché ero fermo. Eh no, appunto, ti sono caduto addosso. Ti ho preso con la chitarra senza saperlo. Quanto godo, signor Refe. Ed è il primo che ci lascia, allora? Ah, sì, rubami pure le cuffie. Peccato che il Ferro qua sta a giocare anche senza le cuffie. Mi dispiace, puoi fare quello che vuoi te. Ma neanche io non ti sento, tranquillo. Parli troppo. No, io non ti sento perché non ti vedo in partita, ci ho capito. È differente la cosa. Ok, signori, la si tenta. Se si tenta... io proprio contro l'albero devo andare, fammi per capire. Per forza. Per forza contro l'albero. Sai cosa faccio adesso? Prendo questo qua, me ne scappo via. Me ne scappo via perché naturalmente c'ho la macchina, signori. E ce l'andiamo. Ok, è qua che mi sta aspettando, è qua che mi sta aspettando. C'ho un Goku, se non sbaglio. Però non sono sicuro che sia lui, sai? Non sono sicuro. Come un altro, Se potrebbe essere l'altro moderatore. Non lo so, non lo so, signori. Noi nel dubbio ce ne andiamo. Più forti che mai. Pneumatici da fuori strada. Ma che ce ne frega a noi, raga? Io voglio vincere, non me ne frega. Oh, mi stanno sparando. Finalmente, signori delle persone, ok? No, però questo c'ha i pugni. Questo c'è pugni. E killato, let's go. Killazza per me. Ne manca, sono uno contro uno. Sono rimasto esattamente uno contro uno. Dove sta l'ultimo? Ma l'ultimo non è che è Poa? Non credo. Oddio, a meno che era il fenicottero che davvero laggava. Beh, potrebbe essere. Cosa possibile, Sì. Conoscendo Poa, ragazzi. Attenzione, attenzione, macchina da me. L'ultimo rimasto. Eccolo, eccolo che non mi vede. Eccolo che non mi vede, Conti. Eccolo che non mi vede, vai, 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 vai. Let's go, baby. Si pusha, si pusha, signori. Devo distruggere, non me ne frega un cacchio. Devo distruggere, per favore. Per favore, no. Scappare, 18, ok. Metti in mezzo, lag, per favore. Guardalo, guardalo, guardalo. Ehi, non ci voglio credere. Ragazzi, adesso capisco perché hanno deciso. No, non mi piccolerai. Non mi piccolerai. Vieni qua. Non me ne frega un cacchio. Ok, distrutto. Aia. Distrutto. No, 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 Bro, Bro, la devo vincere, non me ne frega. La devo vincere. Dai, vediamo, per favore, oh mio Dio. È impossibile, Conti. È letteralmente impossibile. Ecco perché non ti hanno invitato nel torneo. Ho capito. Let's go, oh mio Dio, non ci credo. Ragazzi, allora, c'è da dire che comunque
ferro voleva piccolarmi. Ma comunque sono riuscito a vincere questa sfida. Adesso voglio andare un attimo su da ferro e Refe per vedere che cacchio volevano fare. Sono curioso di vedere adesso che scusa si inventano e che cosa mi dicono, dai. Signor Ferro, mi fai capire perché hai, mi fai capire perché hai organizzato un torneo senza di me? Inizia a sentire anche Refe, perché io c'entro veramente poco, eh. Comunque in ogni caso laggavi come un cretino. Cioè, hai visto come ti stavo picconando. Ascolta, intanto ho vinto la partita. Comunque anche se fosse, cos'è? Per modo di dire l'hai vinta. Cioè, che cavolo, ti stavo provando a picconare. C'avevi 3 di vita, t'avevo distrutto. E comunque la prossima volta, adesso vado anche da Refe, la prossima volta non dirmi più che non posso partecipare ai tornei, eh. Vediamo, vediamo Refe cosa mi dice. Refe, anche tu, ti sei messo, eh. No, guarda qua, non fare il furbacchione. Refe, non fare il furbacchione. Guardalo, 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 mannaggia lui. Chi è? Chi è? Conti, non fare anche tu il finto tonto, Travis Scott. Travis Scott. No, è Travis Scotti lui. Travis Scotti. Sai che si chiama biscotto? Perché è stato cotto 2 volte. Vabbè, dai, nel frattempo, ragazzi, gli diamo tutte le battute. Prossima volta sarò io a organizzare il torneo senza ancora, di ma voi. Chi è preparato? Vabbè, dai, va un po' quel paese, dai. Signori, ci vediamo al prossimo video. Codice, paura nelle cose oggetti. Un saluto a tutti, ciao belli.